bella scelta, non l'ho fatto. No, allora Federico Amico è presidente della Emilia Romagna, è il nostro responsabile cultura nazionale e ovviamente a ogni riunione ci propone anche il testo. Non l'ho portato apposta, però la discussione che stava venendo fuori adesso mi ha fatto ricollegare, mentre venivo in qua, sto leggendo questo libro che si intitola Che cos'è reale, no, rispetto alla patafisica di Agamben sulla scomparsa di Majorana, quindi tratta delle probabilità quantistiche, quindi rispetto a tutto quanto il tema di costruire anche delle valutazioni di impatto per quanto riguarda il nostro mondo, secondo me c'entra abbastanza, perché noi siamo abituati, io ultimamente sto sia per quanto riguarda il forum Emiliano Romagnolo ma anche per l'Arci, sto seguendo una serie di seminari, seguendo su tutta quanta questa questione dell'impatto. Infatti mi vorrei qua dare due suggestioni, una su questa questione dell'impatto, anzi tre, una sul tema delle reti e la terza è anche sulla questione dell'impresa sociale. Sto seguendo una serie di seminari e quello che sta venendo fuori è che la questione dell'impatto è assai diversa, la questione della misurazione dell'impatto è cosa assai diversa da quello che siamo noi abituati a pensare in termini di bilancio di missione e bilancio sociale, nel senso che la questione dell'impatto mi sembra risponda più alla fotografia e alla costruzione, alla misurazione man mano che il processo si sviluppa, più che una cosa che avviene al termine, no? E su questo, come dire, se riuscissimo a rappresentare anche come associazione questo aspetto sarebbe determinante, nel senso che come dire, si parte con una impresa, con un'azione, ci si pone un obiettivo a monte, si monitora come questo obiettivo viene perseguito e alla fine io determino l'impatto. Quindi voglio vedere dal punto di vista normativo come riusciranno a stipulare delle convenzioni prima ancora che si realizzi una determinata cosa, chiedendoci l'impatto su una cosa che ancora non è stata determinata. Quindi lì ci sarà, appunto, rispetto alla teoria dei quanti, anche dei calcoli probabilistici da fare per poter determinare questo. Questo però non per diminuire la questione, diciamo così, dell'impatto sociale. Quando Massimo all'inizio diceva abbiamo bisogno di aggiornare le nostre capacità di autolettura del nostro mondo, è anche perché questo nostro mondo, che è associativo, troppo spesso e volentieri è andato avanti un po' per inerzia, le questioni sono decisamente cambiate, non solo internamente, ma complessivamente nel mondo, e di dotarci di strumenti di lettura interna e all'esterno, in ogni caso io penso che ci rafforzi. Dopodiché entrano tutte quante in discussione, tutte quante le questioni della metrica, delle dimensioni, delle cose che più ci riguardano anziché delle altre. Una delle poche esperienze di report a impatto sociale che ho letto è di una cooperativa di tipo B che sta a Forlì, che fa quindi inserimento lavorativo e ha fatto un suo primo social impact report accompagnato da Lycon, che è questo centro di ricerca piuttosto interessante, nato da Zamani con Paolo Venturi. Insomma, quel processo che avevano messo in campo è, da un punto di vista delle risorse, del tempo, dell'attenzione, dello studio, piuttosto impegnativo. Quindi sicuramente, come dire, insistere sulla modularità per quanto riguarda il nostro mondo è assolutamente necessario. Insistere sul fatto che comunque si faccia anche all'interno del nostro mondo e ci si doti degli strumenti è altrettanto necessario, perché noi abbiamo bisogno di trovare delle modalità di rappresentazione. Definire poi noi quali sono le metriche, più che farci definire all'interno chiaramente delle linee guida, che saranno delle linee guida, non saranno degli schemini già fatti e compilati dove dovremmo parlare le crocette, si spera, o comunque insistere perché non si vada in quella direzione e costruircele noi diventa importante, e quindi diventa ancora maggiormente importante farlo in termini di rete associativa. Vuoi per dire, come faceva Maurizio, che in questo modo possiamo essere di supporto alle realtà più piccole che magari appunto non hanno risorse, tempo e strumenti per operare, vuoi anche per soprattutto qualificare l'azione che può fare l'Arci nei territori, nelle comunità, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista, anche
l'aspetto del decreto Renzi, per l'esperienza che stiamo facendo, diciamo così, in Emilia Romagna, qui magari anche l'avvocato potrà dirci qualcosa di più. Noi abbiamo, poiché, come diceva anche Francesca, no, si parla di promozione ai volontari più che alle organizzazioni, noi abbiamo bisogno di costruire, cosa che come dire, con difficoltà nei mesi passati è stata in una qualche maniera portata avanti con responsabilità da parte di qualunque dei soggetti. Abbiamo bisogno di riuscire a ricostruire assieme ai centri di servizio di volontariato un altro tipo di alleanza, nel senso che i centri di servizio di volontariato, per come si andranno a intendere, e che avranno sicuramente una partecipazione a livello di maggioranza delle organizzazioni di volontariato, però dovremo trovare il modo di farli aprire anche all'associazionismo di promozione sociale, non tanto per una salta con una dirigenza di un tesoro di Don John Silver che ormai sostanzialmente non c'è più per noi, ma perché se vogliamo effettivamente trasformare in opportunità tutto quanto l'impianto legislativo, o ci dotiamo di strumentazione comune di promozione e quindi facciamo un patto di orizzonte con gli altri pezzi del terzo settore, o altrimenti, come dire, le canne d'organo da cui partivamo comunque continueranno a rimanere canne d'organo e questa legge non otterrà, diciamo, le trasformazioni. Su tutto ciò io penso che, al di là di quelle che siano le elaborazioni che vengono fatte all'interno delle linee guida del futuro Consiglio Nazionale del Terzo Settore, a livello territoriale, a livello pratico, noi abbiamo bisogno di iniziare un po' a misurarci e mettere a punto anche dei sistemi non perfetti, perfettibili, errati, però per iniziare a capire se effettivamente quello che abbiamo in mente noi può essere rispondente a quello che poi ci verrà richiesto e iniziare a aggiustare il tiro. Questa cosa, per esempio, del bilancio sociale, no? Che l'Arci Liguria nel bilancio di missione ha un po' redatto di recente, e credo che segni anche un passo di elaborazione avanti rispetto a noi, è una cosa alla quale noi come mondo associativo, come dire, non abbiamo dato mai sufficientemente peso e sufficientemente attenzione, perché, come dire, siamo dei livelli romantici, siamo dei Don Chisciotte fatti un miglioramento, siamo come dire, orientati sui livelli valoriali, a valoriali alti, non valoriali numerici. O iniziamo effettivamente anche solo a testarci materialmente anche su... in Lombardia mi sembra che ci fu un bilancio sociale del Circo Magnolia che lo fece ormai qualche anno fa. Esatto, cioè ci sono state, c'è stata l'Arci di Empoli che ha fatto il bilancio sociale, c'è stata l'Arci di Reggio Emilia che ha fatto qualche anno, ci sono delle esperienze già sul campo di questa cosa qua, e tutte le volte che abbiamo viste un po' rappresentate ci hanno un po' tutti quanti lasciati sorpresi, perché ci ispiravano. Su questo secondo me noi dobbiamo trovare modo di investire particolarmente e fare un passo avanti. L'ultima cosa che voglio dire rispetto a quello che diceva Maurizio per quanto riguarda il tema dell'impresa sociale, dove tutto quanto il tema della divisione degli utili, del ristorno eccetera è sicuramente centrale, noi dovremo anche però capire e dovremo anche qui provare ad attrezzarci in maniera abbastanza celere, perché se tutto va come deve andare, comunque almeno quei due entro giugno entreranno in vigore, ci mancherà forse il codice generale del terzo settore, però capire come noi questa, anche quella modalità lì, noi la riusciamo in una qualche maniera a interpretare in chiave di opportunità rispetto a tutta una serie di situazioni che stanno all'interno delle nostre realtà associative e che probabilmente comunque si vedono molto esposte a livello di rischio, diciamo, di controllo. Adesso dopo si parlerà di 2-3-1, però sappiamo anche che tutta quanta la normativa della 106 dovrebbe anche agevolare il conseguimento della personalità giuridica dei soggetti, per esempio associativi. Su questo, così come sull'impresa sociale, noi dovremmo un po' accelerare per capire se convenga
termini di tutela, in termini anche magari di sviluppo, iniziare a assaggiare quel tipo di terreni una volta che effettivamente questi avranno ragionevolmente effetto, sia per quanto riguarda l'attività, diciamo, più proprie, come abbiamo conosciuto l'impresa sociale, sia per quanto riguarda le attività più proprie che conosciamo noi come ACI, nella gestione degli spazi, nella gestione della ristorazione, così come nella gestione delle attività di carattere culturale. Pensando anche che magari ci possa essere una sorta di gradualità attraverso la quale noi ci articoliamo, quindi l'associazione di promozione sociale, per sicuramente intesa, l'associazione di promozione sociale con personalità giuridica nella sua forma semplificata e non più concessoria, e quindi con la decadenza di quegli ostacoli che c'erano all'origine, per cui era la prefettura che grazie alla sua volontà ti concedeva la personalità giuridica, nonché l'abbattimento, diciamo così, del capitale che deve essere costituito, e poi dopo l'impresa sociale provare a ragionare nella nostra complessità del sistema di una sorta di gradualità che a seconda delle azioni, delle come dire, capacità e possibilità anche, diciamo così, delle singole basi associative che hanno, introdurre questi elementi, proprio perché sappiamo bene come nel momento in cui il Magnolia, il Bico o chi altri, l'Officina Corsare per quanto riguarda Torino, organizza una determinata attività in forma di associazione di promozione sociale, ha un livello di esposizione proprio materiale insolito da parte del Presidente del Consiglio Direttivo molto forte, quindi anche utilizzare questi gradienti per filtrare quel coltello che altrimenti il burro penetrerebbe un po' più pesantemente, secondo me anche questa è una riflessione che dobbiamo portare a compimento, non iniziare, dobbiamo. Grazie Federico.